Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui oggi. Vi raccontiamo oggi una partenza. Abbiamo la Virtus Segafredo che mette la prima e importantissima pietra nella squadra che affronterà il campionato di Serie A della prossima stagione 2018-2019 e accoglie qui alla Palestra Corelli, la casa della Virtus, Stefano Pino Sacripanti. Il nuovo coach di Virtus Segafredo e con lui al tavolo abbiamo il vicepresidente di Virtus Pallacanestro, Giuseppe Sermasi, e l'amministratore delegato di Virtus Pallacanestro, Alessandro Dalla Santa. Pino Sacripanti, lo sapete tutti, ma ve lo ricordo proprio in un minuto, è uno dei grandi allenatori della pallacanestro italiana, da oggi diventa l'uomo guida di Virtus Segafredo. Arriva su questa panchina dopo 18 lunghe stagioni di Serie A, dopo 339 partite, è il quarto all-time per numero di panchine in Serie A e dopo aver vissuto le panchine di Cantù, dove è nato, quindi dove è partito, di Pesaro, di Caserta, ancora di Cantù e di Avellino. A Cantù Sacripanti ha iniziato con le giovanili, portando tre formazioni allo scudetto di categoria e poi approdata una squadra con la quale ha vinto nel 2003 la Supercoppa italiana e l'anno precedente è stato nominato allenatore dell'anno. Due volte ha conquistato una qualificazione in Eurolega sia con Cantù nel 2002 che con Caserta nel 2010, con Caserta poi nella stagione successiva guidò la squadra nei quarti di finale di Eurolega. Avellino è una parentesi nella quale ha raggiunto nel 2016 la finale di Coppa Italia contro Milano, ancora con Milano quella di Supercoppa Italiana l'anno seguente e nell'ultima stagione, quella che si è appena conclusa, ha portato la Scandone alla finale di FIBA Eurocup contro Venezia. È importantissima anche la sua parentesi azzurra, ha guidato per un decennio la nazionale, è stato il corso della nazionale italiana Under 20, conquistando 5 semifinali europee e soprattutto un oro nel 2013, un argento nel 2011 e un bronzo nel 2007. Ed è stato poi assistente di Ettore Messina nella nazionale maggiore, nell'ultima avventura della nazionale agli europei. Questo è grandi linee, poi ovviamente abbiamo ridotto tante cose che Pino Sacripanti ha fatto, da oggi le farà in bianco-nero per la Lunella. Io lascio subito il microfono al vicepresidente di Virtus Pallacanestro Giuseppe Sermasi per benvenuto ufficiale a Pino Sacripanti alla Virtus. Buongiorno a tutti, grazie alla stampa, grazie ai tifosi, grazie a tutti gli amici presenti. Penso che oggi sia una data importante per la Virtus perché si apre un ciclo e ringrazio Stefano Pino di aver accettato la nostra proposta e di essere entrato in casa Virtus. Mi piacerebbe chiamarla casa Virtus questa. Non a caso oggi abbiamo presentato il nostro allenatore, presenteremo il nostro allenatore qui con tanti ragazzi che faranno da contorno perché facciamo anche attività giovanile e l'abbiamo voluto fare qui perché riteniamo che questa sia la nostra casa e quindi è giusto presentarlo in questa sede. Non ho da dire nient'altro perché tutte le analisi tecniche o quant'altro le faranno sia l'allenatore che l'amministratore delegato, dico solo un grazie a tutto il Consiglio d'amministrazione che ci ha permesso di fare questa scelta e passerei direttamente la parola all'amministratore delegato. Buongiorno a tutti, grazie alla stampa naturalmente ma anche a tutti i tifosi perché è sempre molto bello direi e stimolante riuscire a partire con tanti tifosi e tanto affetto quando si iniziano questi matrimoni, queste avventure. E partiamo da un profilo tecnico, contrattuale, e Stefano Pino Sacripanti ha firmato un contratto sostanzialmente di 2 anni con un'auto, un'uscita a favore del club unilaterale alla fine della prima stagione. Come vi avevo già anticipato quando sono stato presentato proprio qua
diciamo ormai due o tre settimane, questa è la mia terza settimana con la Virtus, e vi avevo detto quelli che erano i miei obiettivi, un profilo l'avevo definito internazionale, ma questo non significava che dovesse essere uno straniero, doveva essere invece un allenatore con tre caratteristiche fondamentali, che è molto bravo ad allenare, perché un allenatore deve prima di tutto allenare, e Pino penso lo sia, lo dimostra la sua carriera, e le sue squadre hanno sempre giocato bene, hanno sempre avuto un'identità molto forte, doveva avere personalità e sacripanti, ha dimostrato in tanti anni, in tante piazze diverse, anche molto con tanta pressione, perché appunto ha giocato a Cantù, ha allenato a Cantù, scusate, è stato a Pesaro, comunque piazze storiche, oltre a piazze emergenti come è stata Avellino. E le sue squadre prima di arrendersi hanno sempre dato tutto, il 110%, io ho messo qualcosa con grandi sfide quando ero a Reggio Emilia, e questo mi è sempre rimasto impresso di Pino, cioè ogni vittoria contro di lui te la dovevi sudare fino all'ultimo secondo. E poi il curriculum, ho sempre detto, ci voleva un allenatore vincente, che non vuol dire solo aver vinto dei titoli, e Pino per fortuna ne ha vinti, ma anche essere sempre con le sue squadre il protagonista. Lui ha 18 anni consecutivi e tantissima esperienza in internazionale, sia col club che con la nazionale. Noi ci avviciniamo a una stagione per noi nuova, dopo tanti anni di assenza in Europa, la Virtus tornerà, e c'era bisogno anche di un condottiero che avesse ben chiara cosa significa riuscire a stare in Europa ad alto livello e abbinare il campionato italiano alla Coppa. Il fatto che per me era fondamentale, anche se non volevo fermarmi solo a quello nella scelta dell'allenatore, però ritenevo che per questa Virtus ci fosse bisogno di un allenatore full time, una persona che possa dedicare 24 ore su 24 al club, alla squadra, a risolvere i problemi, a creare il nuovo gruppo di lavoro, e questo soprattutto nel periodo strategico che è da oggi a quando inizia il campionato, ritenevo fosse necessario che lui fosse qua con noi fisso, per avere sempre più tempo per decidere, prendersi tutti i nostri spazi per fare le analisi migliori possibili e trovare una Virtus fatta dal nostro allenatore, dallo staff che andremo a formare, con il direttore sportivo, con me, più equilibrata possibile. Dunque, per me non era un fatto di non apprezzare casomai i tecnici, tra l'altro di un livello altissimo, che ringrazio tutti, anche soltanto per aver dedicato alla Virtus un po' del loro tempo, ma impegnati con le loro nazionali. Per me il full time era qualcosa di imprescindibile, e sono soddisfatto di essere riuscito in questo tipo di considerazione. E naturalmente adesso passo la parola a lui, perché il grande protagonista della giornata è il nostro coach, e sono a vostra disposizione naturalmente per qualsiasi domanda, qualora me le vogliate fare subito dopo. Grazie. Beh, intanto vi ringrazio tutti della vostra presenza, del calore in cui sono stato accolto. Io ho ricevuto una telefonata da Alessandro, che era quasi mezzanotte, e il giorno dopo ci siamo accordati immediatamente. Mi ha detto il procuratore, che ringrazio, non pensare a niente, voglio andare lì a tutti i costi, perché per me è una sfida molto importante. Qui a Basket City si respira pallacanestro, e ho giocato tante volte sia contro le due Bologna, so benissimo il calore e la passione che c'è qui, quindi è una sfida molto molto importante. Per me dobbiamo essere all'altezza di questa situazione qua, perché c'è un pubblico all'altezza, c'è una passione all'altezza, una scelta all'altezza, dobbiamo riportare all'altezza questa squadra, sperando di riuscire ad essere bravi ad avere un'identità, ad avere qualche cosa di forte per poter giocare faccia a faccia contro tutti senza aver paura di nessuno. Quindi io intanto ringrazio la città, è un piacere lavorare con Alessandro, che è sempre stato un nemico storico in tutti questi anni, ha giocato tantissime sfide, però ho grandissima stima, quindi per me è qualcosa di molto importante. Faremo due campionati, cioè il campionato chiaramente quello italiano, e io spero vivamente, ci diamo un obiettivo, quello di entrare
fra le prime otto per poter competere contro tutti e provare ad arrivare fino in fondo. E poi io ho tanti anni che faccio anche la Coppa Europea, quest'anno purtroppo ho perso in finale proprio contro Venezia, però l'altra quarta di finale dell'Eurocup, e fare la Coppa è qualcosa di molto impegnativo, molto duro, molto difficile, ma nello stesso tempo molto stimolante e soprattutto che fa crescere una squadra in brevissimo tempo, quindi bisogna avere poi giocatori pronti per poter fare questa crescita veloce, saper si muovere, giocare di tre giorni, e ci diamo, speriamo vivamente, ci diamo l'obiettivo quello di passare il primo turno, e credo che lo possiamo fare, credo che ci siano tutti i presupposti per fare bene, ci siano tutti i presupposti per poter essere così all'altezza. Vengo in casa Virtus, in un tempio, qui mi sono allenato qualche volta quando passavo durante tra una partita e l'altra e ci hanno ospitato qui e si respira questa cosa. Sono stato assistente di Ettore Messina quest'estate, quindi è un privilegio grandissimo, so che Ettore rappresenta il tutto per quello che è la Virtus, quindi ne sono onorato. E basta, speriamo di essere all'altezza, spero di esserlo io, ma sono pronto, sono carico e insomma, poi vedremo come va. Ringrazio tutti per adesso. Grazie a Corso Sacripanti. Allora, noi abbiamo qui la prima giornata, tante ne verranno, però oggi, come vi ha detto anche il nostro amministratore delegato, sono qui per le vostre curiosità, quindi se volete approfittare, già vi anticipo solo una cosa, il collega Luca Patuelli con il microfono, che ringrazio, verrà così sentiamo tutti. Luca, Simone Motta. Ciao Pino, ciao Alessandro, ciao. Ovviamente anche a tutta la famiglia Virtus. Due domande, una per Pino e una per Alessandro. Per Pino ti chiedo, tu hai fatto la Champions l'anno scorso, praticamente per l'ultima giornata sei passato da una coppa all'altra, è un altro campionato nel campionato. Quanti giocatori secondo te, 10 bastano, 11, devono essere in grado di poter tenere il campo? Per tenere il campo vuol dire almeno 10-15 di poterti garantire sicurezza di 10-15 minuti a partita, hai bisogno per questa Virtus, a prescindere che sia il 6-6, quello che verrà scelto, lo si vedrà. Invece ad Alessandro chiedo, dopo ovviamente le dimissioni del Bertini di ieri, chiaramente sono parecchi rumors in città per quanto riguarda la società, io ti chiedo come amministratore delegato, tu hai già la certezza, non dico all'euro, ma quasi del budget che potrete utilizzare per la costruzione della squadra 2018-2019? Grazie. Ma sì, io fare il Coppa Campionato è molto impegnativo. Io penso che ci vogliono 10 giocatori che possano stare in campo più l'undicesimo per dei buoni allenamenti. Ecco, non penso che l'undicesimo siano così importanti per tenere il campo, però 10 che possano ruotare tutti. E qui anche bisogna avere giocatori disposti anche a giocare da 20 di minuti, 18 minuti, non per forza 30-32 minuti, perché sennò non si arriva in fondo. Per quanto riguarda le dimissioni di Bertini, non posso che essere dispiaciuto, nel senso che avevo conosciuto Claudio in queste prime settimane e per quanto mi riguarda il rapporto era ottimo. E per il budget, per quanto mi riguarda, direi di sì, anche se ci devono essere degli ulteriori sviluppi, dovremmo ritrovarci col CDA, però le mie analisi sono diciamo abbastanza chiare, sono già state impostate, ho già presentato tutti quelli che sono i livelli di spesa per la prossima stagione, come tutti i budget bisognerà avanzare piano piano, capire anche la risposta degli sponsor, del pubblico in particolare, sul quale sono molto fiducioso, ma che necessita ancora di qualche mese prima della raccolta dei veri e propri ricavi che dovranno sostenere il budget di spesa. Però sulla squadra sono convinto che abbiamo una disponibilità molto interessante per quello che è il livello del campionato italiano. Non siamo di certo il team di Eurolega, ma
se saremo capaci di coniugare bene il livello di spesa e le scelte tecniche, sarà una Virtus molto competitiva. Altre domande? Sì, Alberto Portavolte. Buongiorno, consale, ciao. Due cose, intanto la Virtus lo scorso anno aveva, credo, fra i difetti, c'è anche qualche pregio, una forte carenza di verticalità, se pensate all'immediato, da questo punto di vista, ammesso che il corso sia d'accordo su questa rapidissima analisi. E la seconda questione, ieri ho assistito alla presentazione di Inzaghi con l'allenatore del Bologna, lui ha detto che se il Bologna ne avesse proposto, l'avrebbe firmato per 10 anni, intanto ambiva la piazza, è una cosa che si porta a studiare su di lei, ovviamente. Beh, intanto parliamo di... noi partiamo da 3 giocatori che sono sotto contratto, poi vedremo parlando anche con loro tutti i ruoli, che sono Baldi Rossi, conosco molto bene, abbiamo vinto una medaglia d'argento con la nazionale del 20 insieme, con Pietro Aradori che anche lui con la nazionale sia maggiore che con l'under 20 e soprattutto con l'ho avuto a Cantù. E poi questo ragazzo Paiola molto molto interessante, che mi sembra che abbia delle buone attitudini, anche un buon corpo per poter giocare ad altissimo livello. È chiaro che io non faccio i confronti con quello della scorsa stagione, non mi appartiene, però come quasi tutte le squadre si ricomincia da zero, qui si ricomincia da 3, è un po' come Troisi, ricomincia da 3 e ripartiamo un po' da quello che possiamo essere. È chiaro che lo stiamo vedendo anche in questo momento con la finale tra Milano e Trento, l'atletismo conta tanto, conta fisicità, conta atletismo, conta forza fisica, è una pallacanestro sempre più aggressiva, una pallacanestro che deve essere ben coniugata da queste caratteristiche, ecco. Poi per 10 anni non lo so, ecco, qui l'offerta, quella che è stata, io non ho neanche guardato, però va bene, è meglio, avevo talmente voglia di venire che è andata bene così. Chiaro che insomma la mia carriera qualcosa dice, io sono stato, ho preso la squadra 30 anni a Cantù, sono stato 7 anni consecutivi, ho fatto 2 anni a Pesaro, ho fatto 4 anni a Caserta, sono tornato a Cantù, 3 anni ad Avellino, quello, io sono stato, diciamo che sono stato sempre abbastanza tempo per quello che è la media degli allenatori, ci si affeziona, c'è un grande senso d'appartenenza, si lavora per il club, è anche vero che poi ogni tanto stimoli nuovi, avventure nuove sono sempre molto interessanti, però speriamo di rimanere più lungo possibile. Prego. Bianchi, il turno TV, grazie. Buongiorno coach, ha parlato di conoscere Pietro Aradori, ha parlato appunto di Baldi Rossi e eventualmente è entrata quanto è importante avere anche giocatori che lei ha già allenato, quindi partire fatto questa nuova avventura con una base che già conosce. Ma sì, è vero, però è anche vero che si è abituato ormai ad avere giocatori. Io ho avuto qualche giocatore che, come dire, ho portato, ho riportato con me. Joragan, Martin Lune sono stati dei giocatori che poi mi hanno seguito in altre parti, però io credo che alla fine la cosa più importante che sarà, che è anche la più difficile, io credo che metà dei successi li si costruisce in estate facendo una squadra, non mettendo un giocatore sopra l'altro ma un giocatore a fianco all'altro, cioè questa è la chimica, credo che sia la cosa più importante di tutti, perché alla fine mettere un giocatore in una zona di comfort per poter rendere al meglio è la cosa più importante, quindi cercheremo di fare un mercato in maniera che ci sia una buona chimica per poter esaltare tutte le caratteristiche. Poi purtroppo ho qualche anno e non sono più trentenne come all'inizio, i giocatori ne ho allenati tanti, sono passati sotto di me in 13 anni praticamente tutti i giocatori italiani, perché con l'Under 20 abbiamo fatto questa carrellata, vedremo, ecco. Però io quello che più ho nella testa è cercare veramente di mettere dei giocatori che si possano combinare in maniera intelligente, che possano sfruttare
tutte le loro caratteristiche, possano essere contenti anche del ruolo, ecco, perché poi alla fine è anche molto importante il senso di partecipazione alla squadra del giocatore. Quindi oggi è stato un turno così veloce che in 24 ore ho firmato per la Virtus, ho parlato con Alessandro e da lunedì già da oggi pomeriggio saremo pronti per lavorare, per vedere il mercato. Chiaramente Bologna è un posto molto ambito da tutti i giocatori, io nel momento che non avevo ancora firmato, era uscita la mezza notizia, mi chiamano già il procuratore offrendo i giocatori, questo per far vedere come sia importante, sia ambizioso per i giocatori venire qui, speriamo di fare le scelte giuste. Roberto Martini, TNC. Una domanda, differenze tra Flaccadori e Abbas? Ma non sono nostri giocatori, quindi però sono giocatori, a uno sono particolarmente legato che Abbas, perché fondamentalmente l'ho fatto iniziare a Cantù sia da piccolino, proprio piccolo, che poi quando sono tornato in prima squadra. Li ho avuti tutti e due nella nazionale, giocatori molto interessanti, uno un po' più guardia come Diego, un po' più alla piccola come Abi, però ecco. Interessanti? Sicuramente sono interessanti. Seconda domanda, Williams centro pesante, Fesenco centro pesante, Serri centro pesante, andiamo avanti con i centri pesanti in una pallacanestro che sta anche un po' cambiando, o no? Ma a me intanto direi centri bravi, questo mi sembra la cosa più importante, parlare del pesante o non pesante. Ho avuto anche quest'anno in Daie che era molto, molto atletico, di solito ho sempre cercato di fare un'alternanza tra i due giocatori. Nel ruolo del 5 di solito è difficile giocare più di 20 minuti, sia per un discorso fisico che per un discorso di falli. Spesso mi è capitato di fare un giocatore, come dici tu, pesante, più che pesante io direi di post basso, ecco, più ancora che pesante. È un giocatore invece molto atletico che possa correre, muoversi a pizzo, però non ho preclusioni sotto questo aspetto. Io credo che quando presi da Wake Forest Eric Williams era un giocatore molto interessante e poi l'ha dimostrato giocando secondo me gli ultimi campionati, e credo che Fesenco comunque al di là di quest'anno che purtroppo ha convissuto con questo grande dolore al ginocchio, si è operato qualche giorno fa, ha tirato avanti un anno con questa problematica, credo che comunque sia stato un giocatore molto importante di appoggio nel post basso come pochi ce ne siano, però non ho preclusioni sotto questo aspetto e non è così, come dire, statico la pallacanestro che ho in mente. Di solito l'alternanza delle due caratteristiche credo che sia sempre una buona cosa, in attacco ma ancora di più in difesa. L'ultima domanda è la mancata conferma di Stefano Gentile, mi fa sperare tanto che Paiola resti qui e non venga dato in prestito. Beh, io dico la verità, non abbiamo ancora parlato di queste cose, è stato così tutto veloce che non ho ancora. Ci metteremo da domani pomeriggio, da sto pomeriggio e da lunedì soprattutto nel capire che cosa si può fare, cosa si può fare. Sicuramente un ragazzo molto interessante e mi piace anche un po' che incarni lo spirito virtussino, visto che viene anche dal settore giovanile. Luca Bodeo, di RC. Bruno Concio, buongiorno. Se dovesse definire il suo basket, come lo descriverebbe? La prima domanda. E la seconda è tra gioventù, tra pedigree, tra esperienza, cosa dovrà pensare di più? La costruzione della squadra. Ma no, quello che deve pensare di più è quello che ho detto prima, cioè una buona chimica di squadra in maniera che i giocatori siano tutti contenti di poter stare in un gruppo. Credo che ci sia veramente adesso è interessante questa faccenda del togliere i passaporti, cioè nel senso della costruzione della squadra, adesso non c'è più questa divisione tra americani e europei, quindi bisogna stare molto attenti in maniera che ci sia una squadra molto,
molto, molto fluida, molto coesa, molto, far sì che possano stare benissimo, ecco, questo fondamentalmente così. E poi dicevi, scusa? Se dovesse descrivere il suo basket, cioè anche così. Boh, non so, il basket può vincere l'essenziale più possibile, sperando di poter giocare di usare le caratteristiche dei giocatori al meglio e cercare di fare anche basket abbastanza sfumeggianti che possa un po' divertire, giocare un po' in contropiede. E, ecco, mi piace, come diceva prima, mettere la palla in post basso, non solo con 5, anche con più giocatori, però ecco, credo che ci sia una continua evoluzione in questo aspetto, però dell'aggressività, del fatto. Mi piace il fatto che Alessandro, quando mi ha chiamato e mi ha motivato un po' la scelta, ha detto quello che un po' ha detto adesso, che contro la mia squadra, qua alla fine, fino all'ultimo secondo, ti dovevi sbranare. Noi ne sappiamo, nei playoff con Reggio Emilia ci siamo scontrati veramente fino all'ultimo sangue dell'ultimo secondo, una volta vinto loro, una volta abbiamo vinto noi, però ecco, con grande aggressività. Quindi io, sicuramente andare dietro alla caratteristica dei giocatori, però nello stesso tempo mi piacerebbe abbastanza correre, mettere un po' di aggressività, anche andare tutto campo e vedere insomma di poter anche un po' entusiasmare il campo. Poi io ho sempre in testa una cosa, io vengo da quando all'inizio, non ricordo, fu Antonello Riva che mi disse questa cosa, quando io presi Cantù primo anno e giocavamo sempre molto, molto dentro i tre punti in difesa con delle zone, e lui mi disse: guarda, abbiamo un palazzo che viene giù, forse allungare le difese, anche menare un po', il palazzo ci aiuta. Io credo che a Bologna, tutte le volte che si gioca a Bologna, c'è questo grande clima del pubblico, quindi speriamo anche di poter dare aggressività con il pubblico che ci aiuta. Luca Guido, viene di Bologna. Salve, Corso, benvenuto. Ti chiedo, a chiunque voglia rispondere, quale sarà la strategia nell'immediato sul mercato? Avete tracciato qui sotto contratto? Preferite completare prima la pattuglia italiana e poi andare sugli stranieri? E che tipologia di giocatore straniero soprattutto cercate? Giocatore che abbia già esperienza di Italia o comunque d'Europa, che abbia giocato le coppe? Non vi precludete un giocatore che arrivi dagli Stati Uniti o qualunque parte del mondo che non abbia ancora giocato in Italia, su cosa vi orientate? Beh, insomma, c'è da parlare molto di questa cosa qui, quindi non è in una risposta veloce, adesso c'è da confrontarsi, però mi piacerebbe mettere dei giocatori chiave come un playmaker, come dei giocatori magari che possano sopportare anche un po' la pressione di Basket City, di sapere che si va in un club importante. Poi dopo, a livello tecnico, tattico, americano, straniero, italiano, questo mi sembra che dopo è il mercato anche che ti porta a fare delle scelte. Adesso veramente mi sembra molto molto prematuro, però credo che magari un po' di esperienza ci voglia, mischiata un po' di freschezza, gioventù, atletismo. Quindi fortunatamente c'è abbastanza libertà per poter fare la squadra e quindi andremo al più presto a vedere subito i giocatori che interessano. È chiaro che io stesso durante l'anno, facendo l'Europa, facendo tanti campionati, mi segno i giocatori che più mi piacciono, che seguo per più anni, quindi comincerò anche a vedere, partendo da quelli che sono un po' sempre stati nel mio mirino, che molte volte non ho potuto prendere, sia per un discorso di budget o perché erano già firmato con qualche altra squadra. A posto? Un'ultima di Roberto. Sei a quanto? Sì, sono qua. Maffezzoni sarà il vice allenatore di Vucinic ad Avellino. Questo mi induce a pensare che Loini possa essere libero di venire qui. No, perché con grande soddisfazione, adesso non so se è uscita la notizia, ma insomma credo che lui stia a Caserta nel farne ripartire con Caserta. Quindi, adesso magari gli ho bruciato la notizia, adesso mi arriverà la notizia, però io sono, ho fatto 9 anni con lui, l'ho avuto qui alla nazionale, è stata coppia fissa, quindi sono molto 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 affezionato a lui,
credo che sia una bella opportunità e spero che possa dimostrare tutto il suo valore. Quindi non viene. No, niente, non lo so, adesso sinceramente veramente molto prematuro, adesso io credo che ci sia da vedere, sicuramente ci sarà uno staff che deve essere, come dire, complementare, a questa, deve seguire un po' questa filosofia un po' di Alessandro, dedicarci tutto il tempo, fare questa Coppa e campionato richiede tantissima energia, quindi uno staff deve essere molto forte anche sotto questo aspetto, però fino adesso non abbiamo ancora parlato. Bene, io direi che siamo in chiusura, ringrazio intanto tutti voi per essere venuti a dare il benvenuto a Corso Sacripanti, ringrazio il vicepresidente di Virtus Pallacanestro, Giuseppe Sermasi, l'amministratore delegato Alessandro Lassano, naturalmente in bocca al lupo a Stefano Sacripanti, da qualche giorno coach bianconero, ma da oggi, come ha detto lui, operativamente coach bianconero. Ci spostiamo a fare un brindisi in onore della nostra nuova coach e grazie a tutti.